vediamo perché. Allora, il Lombardo-Veneto nasce dal fatto che nel 1797 la Repubblica di Venezia, che non è mai giuridicamente morta, è stata invasa da Napoleone. Napoleone è arrivato, l'ha conquistata, non vi sto a raccontare come, perché era veramente da banditi, nel senso che hanno liberato le carceri francesi per arrivare qua con l'esercito, quello era l'esercito. E poi cosa ha fatto lui da capo di Stato, fra l'altro riconosciuto dalla stessa Maggior Consiglio? Ha smembrato la Repubblica, nel senso che Corfù l'ha data agli inglesi, l'Istria la Dalmazia l'ha data agli Asburgo, che era il motivo per cui era venuto nella Repubblica Veneta, doveva andare a combattere gli Asburgo, poi gli ha dato non solo la Dalmazia, tutta la Repubblica rimanente Veneta, successivamente gli Asburgo era d'Austria, no? E sette isole della Grecia, che erano venete, restano senza governo, dichiarano la Repubblica Eptoionica, che è da dove nasce la Grecia. La Grecia nasce dalle sette isole venete.